Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua a Gatteo a Mare nel primo torneo estivo di questa stagione estiva. E niente, quindi ringrazio i miei compagni di squadra che mi hanno invitato. Vedrete parte di balsa e affronteremo diverse squadre. La prima c'è di Pickers che vedrete tra poco. Quindi niente, vi lasciamo alle partite. Eh sì, come ti senti prima di iniziare queste partite? Oggi tra l'altro io in ripresa e il commento principale, il telecronista principale sarà lui, Francesco Di Mauro. Ma partiamo con ordine, Fabio, come ti senti? Ah, mi sento bene. Ovviamente ho voglia di giocare a questo torneo. Ho sempre avuto una passione per i tornei, quindi... Quanto ti hanno pagato per venire qua quest'oggi? Mi hanno pagato tanto, meglio non dirlo questo. Quindi ragazzi, voi che scrivete nei direct Fabio vieni a fare il torneo con me, parlate di soldi con Fabio. Francesco, come ti senti a fare il telecronista? Bene, dai, sono molto tranquillo. Ho un'eredità sicuramente molto importante, quella di Antimo, che è un professionista nel settore, lo sappiamo, lo vedete anche voi. E niente Fabio, oggi possiamo vederlo, cambia anche il mondo che è attorno. Non giochi in una palestra, giochi all'aperto e tra l'altro in un sintetico. Aspettative? Sicuramente mi dovrò riabituare al campo sintetico, che comunque è un bel campo. Mi sono sempre piaciuti i campi sintetici, quindi penso di trovarmi bene. Ma soprattutto non ti piace respirare l'erba, quella vera, il tacchetto? Non è tanto vera. Vabbè, l'erba vera artificiale interno. Poi il tacchetto che tocca, cioè, ti mancava il calcio 11? Allora, il calcio 11 nel campo sintetico mi è sempre piaciuto. Non mi è piaciuta l'altra parte di calcio 11, quella che si fa sui campi di fango. Quella per uomini veri. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Per quello sei passato a 5. Sì, vabbè, non lo so, però non è uno sport che mi piace, quello che si gioca nel fango, però vabbè. Sarà da uomini, a me non piace, non so. Punti di vista. Fred? Sì, oggi comunque tra l'altro ti ho visto anche compiere queste regolarità di giocare con i tacchetti. Nessuno gioca con i tacchetti, te hai deciso di usarli. Hai qualche avversario da prendere di mira per caso oppure perché questa scelta? Sì, sicuramente perché nel momento del bisogno si può sfruttare quest'arma, si può dire. No, vabbè, perché mi trovo meglio sul sintetico, poi l'erba è anche abbastanza alta, quindi mi trovo meglio con quelli da calcio. Nient'altro da dire, se non Fabio, oggi vogliamo vederti fare qualche esultanza strana. Io ne ho inventato una, ragazzi, ditemi se vi piace, lanciatela voi ed è questa. No, è l'occhio nel triangolo. Quindi, insomma, ditemi se vi piace. E fatela vedere anche voi nelle vostre esultanze quando farete gol. Ma non c'è l'occhio qua? Sì. Ah. Cringe. Allora, dai. Andiamo alla partita, vai. Andiamo alla partita. Atletico non so. E allora è tutto pronto, si inizia per questa prima partita di questa competizione. Vediamo subito come se la caveranno i ragazzi di Conti, Ivan Pozzi e compagni. Ecco subito Conti, è una buona occasione. C'è Toschi da solo, Toschi! E subito un buon riflesso da parte del portiere. Parte forte la squadra di Fabio. Pozzi sempre con molta calma, lo sappiamo. Abbiamo visto bene anche il Balza quest'anno, un giocatore che gestisce sempre con molta cautela il pallone. Intanto Suzzi! Adesso prova però anche la squadra ospite, Atletico, ma non troppo col Fazza! E subito buon riflesso da parte del portiere. E arriva quindi anche la prima occasione per la squadra blu. Quindi Pozzi. Riceve il pallone Ercolani, ancora verso Pozzi, il dribbling di Pozzi che trova spazio, attenzione a Pozzi, ha una ferrovia, Pozzi verso Toschi, il portiere che è da terra, allora Toschi può approfittare, poi rallenta, Toschi verso la porta e con il piede probabilmente sinistro para Savage. Ercolani da Toschi, palla verso Conti che è tu per tu, ma non aggancia, Toschi giustamente si dispera, bella occasione questa da parte della Gugliese, per centimetri Conti è arrivato sul pallone. Ercolani, ancora verso Toschi, intercettato e quindi può ripartire. Ancora squadra ospite, lancio sbagliato, Conti può approfittarne, Conti vanno su Mancino, Conti! E anche ci si mette la difesa a bloccare il tiro. Calcio d'angolo, il primo del match, vediamo come verrà sfruttato appunto dalla Gugliese, si muove in mezzo all'area Toschi, servito invece Pozzi, pensa al destro Pozzi che deve rallentare un po' la manovra e quindi Conti. Pozzi, cerca Guizzo, lo trova, Pozzi, forse un fallo su di lui ma si continua. Ercolani, lascia Conti. Va Conti da solo, ha spazio per uno contro uno. Conti cerca il destro, lo trova, Conti dentro l'area al tiro. Ancora un buon intervento da parte del portiere e ancora 0-0. Palla di nuovo a Cristillo e di nuovo gestione per la Gugliese. Conti è da solo. Bella la palla di Cristillo. Rinviene su di lui comunque il numero 10. Eh sì, Fabio va a prendere la mattonella di Toschi. Vediamo come se la caverà. Oggi il numero 2, numero un po' ambiguo per un giocatore offensivo come lui però. Chiaramente ininfluente. Fabio va sul mancino, Fabio dribbling, Fabio palla corta, Ercolani! Arriva il gol del vantaggio, subito incide Fabio, dribbling nello stretto, Ercolani da lì, non può sbagliare, è 1-0 per la Gugliese. Attenzione a palla dentro, controllo sbagliato e quindi Conti può andare da solo, Conti uno contro uno, va sul mancino, Conti brucia tutti, Conti cade. Siamo al limite qua secondo me. Preso un po' tutto il numero 10 azzurro. Maxi. Cerca il mancino, non trova Markham, palla che termina fuori. Ivan Pozzi, dentro da Conti, protegge il pallone, va su mancino, Conti! Bella giocata, ma ancora una volta trova l'intervento da parte del portiere, si rimane sull'1-0, ma tante occasioni ancora per la Gugliese. Pozzi recupera,
Fabio servito, può andare in uno contro uno. Fabio lo punta, poi serve Conti. Conti serve il favore a Fabio, che trova anche il gol dopo l'assist. 2-0 per la Pugliese. Questa volta Conti fa fare un gol facile facile a Fabio. Da lì non può sbagliare e trova il raddoppio, direi meritato. Da Toschi, entrato al posto di Pozzi. Palla verso Conti. Perde il pallone Conti, allora Fabio deve fare la fase difensiva insieme a Suzzi. È una situazione scomoda, Gio può andare. Fabio copre bene, protegge e recupera. E adesso dà anche là la manovra offensiva. Trova il buon intervento da parte però di Fazza. Suzzi si muove nella mischia. Suzzi serve largo il Colani verso Fabio, che colpisce un po' male. Poteva fare meglio sicuramente Fabio, era molto vicino alla porta. Palla magari non comodissima, ma secondo me da lì poteva fare qualcosina in più. Forse un po' di leggerezza è arrivato su questo pallone. Si rimane sul 2-0. Toschi chiama Fabio sul corto. Questo è uno schema che si è visto molte volte al Balsa. Palla fuori verso Fabio, che infatti riceve. Fabio chiude, ma non trova il gol. Ancora una volta la parata del portiere. Toschi tocca, attenzione, palla arriva a Fazza davanti al portiere. Toschi mette lui in pericolo il portiere Danilo. Comunque dai, bella partita. Adesso ci stanno credendo i blu. Si provano un po' a salire. La sensazione è quella che comunque non sia facile impensierire il portiere della Pugliese. Suzzi va da solo, può servire Fabio, invece preferisce cercare il tiro un po' velletario. Chiede scusa, ma secondo me il tiro comunque ci stava. Buona traccia trovata dal numero 5. Palla lunga, Fabio deve correre dietro Gio, lo tiene lì e si prende. Vediamo un po', continua a marcare molto bene Gio. E infatti il pallone viene recuperato poi da Suzzi. Bravo Fabio qui a provocare comunque l'errore da parte del numero 56. Palla che termina adesso in out. È rimessa quindi per la Pugliese. Ercolani dentro da Toschi, ancora verso Ercolani che può chiudere. Ercolani va da solo, ci stava a tirare, ha rallentato in questo caso. Secondo me Ercolani non penso abbia fatto la scelta giusta. Attenzione perché si prosegue, è una bella occasione per Fazza verso la porta. Ancora una volta Danilo molto attento, serve anche in profondità a Toschi. Toschi può andare al tiro, Toschi scarta il portiere, ma trova un ottimo intervento sempre del numero 1 Gio. Ercolani cerca e trova l'anticipo, può andare da solo, 3 contro 2, Ercolani pensa al tiro, lo trova, ma ancora una parata incredibile da parte di Savage. Forse questa è la migliore che gli ho visto fare oggi, ma sicuramente tanti tanti interventi da parte del numero 1. Sempre Fabio viene sul corto, riceve ancora una volta, calcia verso la porta, ancora una bella parata, calciato anche meglio rispetto all'occasione precedente qua Fabio. Ristillo chiude in out. Toschi, palla verso Fabio che trova lo scambio con Toschi. Altro 3 contro 2, Ercolani per il 3-0. Bello comunque l'uscita dal basso sull'asse Toschi-Fabio. E poi Ercolani bravo con la punta del piede a prendere il tempo al portiere e a realizzare quello che è un meritato anche in questo caso 3-0. Tiro di punta secco quello di Ercolani, che di fatto chiude i giochi, ma anche per quello che si è visto in questa partita. Oh, attenzione, brutto errore da parte di Fabio. Chiede scusa, un errore non da lui. E qua anche l'aspetto curioso dei tacchetti, che Fabio non utilizza da un bel po'. Dovuto controllare con la suola e quindi in questo caso appunto sì, con i tacchetti di calcio a 11. Bello il dribble di Fabio che sguscia via. Fabio, altro tunnel, incredibile. Fabio, poi serve Ercolani. Ma chiama un fallo in attacco. Onestamente, non scelta un po' discutibile. Ma penso per la scivolata. Non può scivolare secondo il tiro di gara. Secondo me comunque in questo caso non c'è stato tanto pericolo di colpire il portiere. Ma rimane comunque la bella giocata precedente da parte di Fabio. Doppio tunnel poi. C'è da dire appunto, che quello annullato dal direttore di gara. Sì, cioè, chiaramente non ci cementiamo. Anche direttori, cioè anche gli avversari hanno chiesto il motivo per cui Toschi va via, Toschi! Questa è una parata pazzesca di Savas preso in controtempo. Questo è un miracolo clamoroso, ragazzi. Servito Ercolani, il capitano. Uno contro uno, Ercolani, c'è Fabio in mezzo, servito, cerca il mancino, lo trova, ancora con i piedi. Cristillo verso Fabio, attenzione perché da solo, Fabio perde il controllo, bello poi il numero. Toschi ancora verso Fabio, cerca il mancino, ancora una volta respinto e murato. Ripartenza quindi. Toschi, va da solo, Pozzi, e Fabio è da solo. 2 contro 2 perché arriva anche Pozzi. Fabio cerca il mancino e lo trova. Trova anche il gol del 4-0. Doppietta personale di Fabio oggi. 2 gol e un assist. Tutto troppo facile. Si è trovato davanti al portiere veramente con un solo passaggio praticamente. E lo batte. Penso anche sul primo palo però sicuramente conclusione forte. Rasoterra di Fabio che conclude così
momentaneamente quantomeno la sua partita. Eccoci Fre, sicuramente sto vedendo una bella partita, come sempre alla fine, è quello che diciamo sempre, una bella partita, perché effettivamente è quello che è, almeno per i nostri. Bello atteggiamento da parte della squadra di Roby Conti e compagni, sicuramente hanno qualcosina in più, lo stanno dimostrando. Come dicevamo anche prima, è una partita di qualificazione, quindi è anche facile. Si vedrà questa squadra sul lungo periodo, secondo me, quando si inizieranno a sgrezzare un po' e poi si comincerà a definire anche quella che sarà la classifica. Fabio, un grande spolvero, ovviamente è di un altro livello, ma un po' come penso tutti i giocatori, soprattutto che stiano giocando al Balza, si è visto anche Conti, Pozzi, Toschi, quanto comunque riescano ad eccellere, loro che poi conoscono questo sport, seppur poi portato su una superficie totalmente diversa da quella che può essere quella del calcio a 5, penso si veda alla fine a livello di rotazione, a livello di inserimenti, anche semplicemente anche semplicemente l'ultimo che viene laterale, l'esterno che viene dietro, tutti dei meccanismi del calcio a 5 ben consolidati che poi dopo si vedono in campo e metterebbero in difficoltà, secondo me, tante squadre che non fanno calcio a 5. Pozzi trova il pallone sempre posizionato benissimo, Pozzi, Conti da solo sulla destra, servito con i tempi giusti, Conti verso la porta, para ancora una volta con i piedi il numero 1 che adesso ha abbinato anche un codino. Conti ritrova il pallone, Conti, e arriva anche il quinto gol della giornata per la Gugliese. Lo trova Conti che si va a riprendere questo pallone e non risulta nemmeno più di tanto, perché effettivamente il gol è di relativa importanza. Conti sulla fascia, Conti il mancino dentro da Ercolani, Suzzi con calma, con cautela. Suzzi poi perde il pallone, un po' superficiali, ma ci sta, ci sta. L'invio lungo del portiere. Pozzi colpisce di testa, Suzzi bravo a trovare l'anticipo, a gestire il pallone, a tenerlo anche in campo. Va via sulla fascia destra Suzzi, palla verso Ercolani, uno contro uno per lui, palla dentro verso Conti, Conti la finta, portiere a terra, Conti per il 6-0. Lo trova ancora una volta Roby Conti, secondo gol consecutivo. Dopo anche là si è servito a Fabio per il 2-0, ora partita che va sicuramente un po' in caciara. Posso dire che nonostante la nazionalità degli ospiti, o meglio, dei giocatori che ci stanno sfidando, penso che più che calcio inglese questa è proprio classica partita dei tifosi inglesi. Conti tiene in campo il pallone, quindi Suzzi, altra occasione per Conti che è davanti al portiere, Conti lascia verso Ercolani, il pallonetto di Ercolani. Pozzi, anticipo facile per lui, Conti va su mancino, Conti, altra conclusione, altro intervento da parte del portiere. Senti gli inglesi, Devi, tiro in porta, facile la presa di Cristallico, comunque è stato impiegato ogni tanto in questo match, sempre stato attento. Per quanto si è visto forse un golletto l'avrebbe potuto pure subire, però è sempre stato appunto concentrato a chiudere la porta. Conti il tiro, palla fuori. Spazio per Suzzi centrale, lo serve Fabio. Suzzi può anche giocare il tacco verso Fabio, è così. Fabio verso Conti, Conti con calma, Conti calcia, traversa, traversa. E ride anche Conti, giustamente. Veramente stanno giocando con una calma olimpica. Pozzi può calciare, Pozzi, lui che non ha ancora trovato il gol, decide di rallentare e tornare indietro. Manda a quel paese l'avversario, perché alla fine di impallo gli va anche contro. E il match termina qui. Risultato di 6-0. Partita a senso unico, poche occasioni per la squadra azzurra, e vince chiaramente con merito, con merito oggettivo direi, il primo match la Gugliese. Eccoci dunque fra la fine della prima partita, sicuramente una partita a senso unico, c'è da dire. È vero che sono le qualificazioni, però tutto troppo facile. Sì, diciamo che poi alla fine mi sono anche già espresso in regia, partita ovviamente a senso unico, l'abbiamo visto, e chiaramente c'è stato anche tanto spazio per lo spettacolo. Abbiamo visto sicuramente diverse occasioni in cui magari i ragazzi hanno deciso di non affondare, cercare qualche leziosismo davanti alla porta, ma ci sta in una partita comunque piuttosto facile come quella che abbiamo appena visto. Come ti sei sentito a fare la telecronaca da primo commentatore quest'oggi? So, molto tranquillo, alla fine agevolato anche magari sì dal livello, e comunque era una partita molto tranquilla, è stato abbastanza facile, e sì, non so come me la sono cavata, poi al massimo ditemelo voi nei commenti, io ho fatto il mio meglio. Fateci sapere se volete Fre come commentatore iniziale l'anno prossimo, così mi tolgo anche del lavoro di dosso. Però la sto facendo dal vivo, è molto, molto difficile. Allora andiamo a sentire Fabio al termine di questa sfida, andiamo da lui. Oggi sembravi Lionel Andres Messi, cosa è stato che ti ha fatto sembrare? No, in campo davvero abbiamo visto giocate spettacolari, davvero sembravi un giocatore di un'altra categoria. Sembravi un giocatore. Fermiamoci sul sembravi un giocatore. Cosa ne pensi? Vabbè, c'è poco da dire, cioè la partita era facile. Vediamo come saranno le altre, non so bene come sia il livello del torneo, quindi boh, vediamo le altre. Questa c'è poco da dire, era facile. Ora, al di là della tua doppietta, penso un assist, mi vorrei soffermare su uno stop bruttissimo che hai sbagliato sulla fascia destra. Lo sapevo, come mai? Il motivo? Le scarpe? Diciamo che mi sono abituato a stoppare sempre la palla con la sola adesso, e adesso che ho messo quelle coi tacchetti mi sono
mi sono dimenticato di non poterlo fare sempre con la suola. Cioè, devo stare più attento. Ok, ancora una volta Fabio si dimostra sempre in cerca di alibi, di scuse. No, è un errore palesemente tecnico, ma diamo pure la colpa alle scarpe. Cosa devo dire? Secondo me è per le scarpe, cioè, perché... Continua, attenzione. Se avessi avuto le scarpe lisce, non avrei sbagliato lo stop. E vabbè, comunque, cioè, si respira un'aria tranquilla, almeno per questa partita. Poi vabbè, vediamo se le partite prossime saranno anche quelle così. Sei felice del tuo minutaggio? Beh, c'è da dire quanto ho fatto, 20 minuti su 30 più o meno. Ci sta. Pensi che col tempo riuscirei a prendere più minutaggio in questa squadra? Vediamo le scelte del mister. E adesso niente, possiamo andare a vedere se riusciamo a intercettare qualcun altro da portarvi qui davanti alla telecamera e vediamo quello che sarà il loro riscontro su questa partita. Intanto alle mie spalle vedete il riscaldamento dei giocatori che si accingono a prendere parte a quella che è la seconda gara. Vediamo la concentrazione di tutti. Quanti brasiliani in un'unica squadra, Fre? Non sono una brutta squadra, stanno un attimo un po' collaudando e entrando in sinergia l'uno con l'altro, però secondo me è una squadra che può far bene in questo torneo. Cioè, siamo qui con uno dei protagonisti della prima sfida, tra l'altro nonostante il depotenziamento avuto negli ultimi giorni, perché sappiamo che ahimè è successo il fattaccio, ovvero quello che ti sposi, mi dispiace, con Jans, come dire, grazie, Ragnar. Grazie. A fronte di questo, come arrivi alla partita di oggi? Come arrivi proprio all'appuntamento di oggi? Come ti senti? Ma io mi sento abbastanza preparato, poi con questo popò di personaggi di dietro. E niente, dopo essere stato vestito da donna poliziotto, pallone con tutti la new team, ricordiamo gli Ebenji, Oliver Hutton, mister fortissimo. Sì, mi sento pronto, dopo quello che mi hanno fatto sabato scorso non posso che essere pronto. Com'è andata sabato scorso dove avete festeggiato? È andata benissimo, Ivan non ha sopportato tanto l'alcol. No? Si vede in campo. Non sono abituato, no. Fa schifo. Quindi ha ancora qualche strascico da sabato scorso. Sì, nonostante passata una settimana sei ancora a Roma con la testa. Bravo. Con le calze a velo lì. Bello, poi vestito da donna era più bello, da vestito da donna era veramente bello. È bellissimo. Ariete. Muori. Potremmo rivederti qualora vinceste questo torneo per esultare, sì, a mo' di sabato assolutamente, scorso. Assolutamente. Dopo c'è lo spritz time fra due partite. Mi piace. Quella è la parte preferita. Vorrei chiamare il mister, che non anche ci dà Colani fiducia. Se vogliamo chiamare il mister. Dai, devi venire qua per non rompere il No, e dopo i follower qua. Esatto. Mister importante, mi hanno detto, tra l'altro, perché è allenatore del Cesena, giusto? Quindi no. Non vorrei fare. No? Come no? Sì, come no? È umile. Rimane umile. No, io ho fatto con i ragazzini quest'anno. Ho lavorato con i ragazzini. Secondo della prima squadra. Un mister umile. Da due quest'anno. Mister soprattutto umile. Andiamo dentro con la seconda partita, i ragazzi sono già in campo. Siamo partiti già da 10 secondi. Fre stava piazzando le camere. Tieni il microfono, Fre. Conti in conduzione per Colani. Ancora Conti per Colani, serve Fabio. Tanto spazio per Fabio che cerca la porta, che la terra tutto regolare. Si prosegue, perde il pallone qua Fabio. Ancora Ercolani, Fabio sulla fascia. Fabio tiro, e attenzione, io ho sentito un tocchettino. Ercolani si muove, Conti servito, attenzione perché ha dato spazio. Conti può cercare il tiro dentro. L'ultimo a toccare non è stato Fabio. Bello l'intervento da parte numero 5, maglia gialla della Ceres. E dunque si riparte con il calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo del match. Bella la traccia in questo caso con Fabio. Fabio che per adesso la mattonella fuori dall'aria. Riceve, va sul destro. Allarga verso Pozzi. C'è sempre Conti qua aperto sulla fascia sinistra. Chiama il pallone ma non viene servito. Ercolani, ancora Pozzi. Tiene lì il pallone. Devo andarsene via dalla pressione numero 11. Fabio sbaglia un po' il controllo ma ritrova il pallone. Va via Fabio, tanto spazio. Fabio 1 contro 1. Fabio! E poi colpisce anche il numero 4. Perso un attimo la conduzione del pallone. Il mio del portiere. Ercolani esce sul numero 4. Conti tocca ma non basta. Palla che rimane lì. Ancora Conti in pressione. Poi lancio lungo. Ora va in gestione la Ceres, che comunque si presenta, almeno in questi primi attimi di match, una squadra un po' più pericolosa rispetto agli avversari precedenti. Attenzione, 1 contro 1, la chiusura da parte di Fabio, in questo caso bravissimo a temporeggiare e poi uscire con i tempi giusti sull'avversario. Adesso il calcio d'angolo però c'è la Ceres e comunque ora sale anche di baricentro. Scambio interessante, attenzione, conclusione verso la porta, deviata sempre da Fabio, posizionato bene anche in questo caso. Attenzione che adesso ha preso il controllo numero 11, Conti può andare a tiro, cerca il mancino, lo trova! Bello riflesso da parte del portiere, si riparte con il calcio d'angolo. Bella la giocata di Robby Conti, che impegna il numero 1 avversario. Calcio d'angolo questa volta batte Fabio. Dentro, non cerca Conti, ora cerca Conti. Cerca il mancino, tiro di Conti! Ancora Pozzi, apre verso Ercolani.
cerca di nuovo Pozzi, buono lo scambio, ora si copre anche molto bene comunque la Ceres, Fabio, il tiro! Ancora il riflesso da parte del portiere, in questo caso la difesa si era un po' persa Fabio, che si era mosso bene tra le linee della retroguardia avversaria. Ercolani, ancora fuori da Conti, non ha spazio per calciare, infatti non si cimenta nella conclusione. Pozzi, il mancino, palla fuori. Partita comunque equilibrata, abbiamo visto diversi interventi da parte del portiere avversario, che tra l'altro adesso riceve anche in posizione avanzata. Però comunque è una squadra molto viva, quella in casacca gialla. Infatti passaggio sbagliato in questo caso. Pozzi lascia, Conti, ancora una parata da parte del portiere. Ivan cerca l'interno, poi costretto a uno scarico, infatti Conti gli dice di girare il pallone. Pozzi trova però Fabio, Fabio al suo vicino, Fabio, altro miracolo del portiere, poi Conti verso la porta, palla che fece il nuovo fra i piedi di Fabio, che non riesce a controllare, ancora una volta bello intervento da parte del portiere, si rimane ancora una volta 0-0, ma i tiri adesso iniziano a diventare veramente, veramente tanti. Fabio va in pressing, attenzione perché la situazione è piuttosto scomoda, infatti Fabio urla il pallone, Suzzi! E trova il gol del vantaggio Suzzi, sulla pressione di Fabio recupera il pallone in una zona in cui chiaramente non va perso. E poi da lì è facile realizzare il gol del 1-0, portiere battuto, sicuramente non è stato facile però realizzare il gol del vantaggio per Agugliese. Pozzi recupera, Fabio che ha il pallone ignorato ma fa bene Pozzi perché va via. Rallenta, ancora un drive di Pozzi, bella giocata di Pozzi e ancora però un altro intervento da parte del portiere. Ritrova la sfera Pozzi, Pozzi verso la porta, Pozzi ancora una volta, e palla che termina curata fra le file delle difese avversarie. Pozzi, giro palla per la Pugliese. Conti cerca l'interno, lo trova, Conti il destro, palla che rimane lì, due tempi per il portiere, altra grande parata. Anche perché il controtempo qua non è assolutamente facile. Riprende il gioco, come sempre si muove anche fuori dall'area di rigore proprio il portiere della Ceres. Fabio chiude, bravo in questa lettura Fabio, ben appostato con le giuste distanze dal numero 15. E chiude quando deve. Parte numero 4, percussione centrale, poi serve praticamente Pozzi che può ripartire. Uno contro uno per Pozzi, Pozzi va via. Conti cerca l'interno, perde l'equilibrio, trova Fabio. Suzzi, il tiro di Suzzi deviato, attenzione perché sta entrando un tiro molto pericoloso. La palla termina fuori, ma con la deviazione, quindi ancora calcio d'angolo. Intanto seguiamo il calcio d'angolo, palla verso Pozzi, il tiro! E arriva il gol di Pozzi, lo ha cercato per lunghi tratti in questo match e lo ha trovato in questo momento, conclusione da molto lontano ma potente, precisa, angolata. Il portiere è battuto per quello che vale 2-0, bel gol da parte di Ivan Pozzi. Oggi sta facendo una partita probabilmente non da Ivan, molto offensiva, tanta qualità, tanta tecnica, tante conclusioni. Gli ha trovato infatti il gol, il primo per lui in questo torneo. Palla corta, numero 4 controlla con la suola, lascia ancora una volta la sfera al portiere che fa il tiro, belletario, termina sul fondo. Ancora Conti, scambi veloci per cercare il varco giusto. Quindi Pozzi, è aperto Fabio sulla fascia destra, servito, va l'uno contro uno Fabio, cerca il destro, Fabio verso la porta, bella parata da parte del portiere, si rimane lì con Pozzi, ancora aperto Fabio e ancora una volta riceve, ancora una volta uno contro uno, quindi Conti. Pozzi, Suzzi pensa al tiro, va sul mancino, non lo trova, chiuso, e allora si torna da Pozzi. Fabio lascia bene per Suzzi, palla un po' troppo verso l'angolo e quindi facile la chiusura. Fabio va bene in pressing, intercetta il pallone, palla che forse non è uscita, ora sì, e quindi la rimessa per la Gugliese, qua anche un po' fortunati ragazzi in maglia bianca. Quindi ancora Suzzi, apertura verso Ivan Pozzi, cerca ancora il dribbling, Pozzi va via, sempre questo gioco di esterno molto elegante, subisce anche fallo, Pozzi sta facendo una grandissima partita. E alla fine sì, la punizione la tirerà Fabio, cosa che non abbiamo mai visto quest'anno con il balsa. E allora è pronto il numero 2 a tirare questa punizione. Parte Fabio, ha cercato lo spazio in mezzo alle gambe del portiere, ancora una volta attento, Ceres adesso al possesso e cerca qualche varco, sale anche il portiere a dare il proprio contributo, bella la traccia per il numero 4, riponde la tiro in mezzo e alla fine Toschi devia, salvataggio provvidenziale e poi attenzione il lancio lungo del portiere, ma ritrova subito la posizione d'estremo difensore avversario. Attenzione che Fabio adesso trova il pallone, trova l'anticipo, Fabio verso la porta, palla che rimane lì fuori, non trova Toschi, allora può ripartire la Ceres. Pozzi sempre molto attento in chiusura, ritrova il pallone, cerca e trova anche il dribbling, palla che non esce, Pozzi trova Fabio, Fabio uno contro uno, Fabio pensa al tiro, lo trova anche l'incrocio, bella conclusione da parte di Fabio che è andato vicinissimo al gol del 3-0. Suzzi, ritmi ancora bassi, si rallenta un po' la manovra, la Ceres non pressa, quindi Toschi, anzi guarda Toschi, riceve il pallone,
Ancora una volta intervento da parte del portiere, ma secondo il tiro di gara. Ha colpito il piede, quindi calcio di rigore. In corsa breve. Parte Ercolani! Deve il portiere, ma non basta. È 3-0 per Agugliese. Il 5 di Fabio. Ancora sicuramente tutto troppo facile, soprattutto per come è arrivato questo rigore. È entrato sicuramente in maniera piuttosto facile all'interno dell'area di rigore avversaria. Ora ci prova la Ceres, vuole riaprire la partita. Bravo Suzzi a recuperare il pallone. Attenzione perché è un 3 contro 2. Toschi! Pare il portiere. C'è ancora Suzzi, cerca il destro. Suzzi va verso la porta, c'è Fabio sul corto. Non lo trova. Ora ripartenza ancora una volta per la Ceres. Però fa sempre fatica a trovare spazi. Fabio tiene il pallone, prova a sgusciare via da due uomini e ci riesce, servendo Ercolani. Toschi 1 contro 1. Cerca l'interno, trova Fabio che va in ritardo, colpisce l'avversario e va a chiedere scusa. È andato fuori tempo qua Fabio, sicuramente cercava il pallone. L'intervento comunque non è bellissimo. Forse questa era l'ultima occasione per questo match. 3-0 per Agugliese sullo Ceres. Palla lunga verso il numero 9 in casacca gialla. Bella la palla in mezzo alle gambe di Suzzi verso il 5, il tiro verso la porta. Ancora una volta attento Toschi. Ercolani copre. Palla che esce e termina anche l'incontro sul risultato di 3-0 a favore dell'Agugliese. Decidono le reti di Suzzi, di Pozzi e poi infine di Ercolani, che su rigore ha realizzato il terzo gol e ha compiuto la seconda vittoria, il secondo successo per l'Agugliese. Eccoci dunque alla fine di questo video, le prime due partite di qualificazione si sono concluse nella maniera migliore possibile per la squadra di Fabio, infatti 6 punti, massimo punteggio ottenuto, molto bene nella prima partita Fabio, nella seconda insomma hanno praticamente gestito, non hanno inferito come è successo nella prima, però una squadra che sicuramente si sta dimostrando all'altezza della competizione e sta dimostrando di avere qualcosina in più. Sì, sicuramente la seconda partita è un po' più complessa rispetto alla prima, un po' meno spazi in generale, però comunque con molta tranquillità la Agugliese ha gestito la situazione e ha meritato comunque di portare a casa la vittoria. Abbiamo visto ancora una volta un Danilo praticamente mai impegnato in questa partita e quindi è giusto anche il secondo successo per la Agugliese. E allora andiamo a sentire anche Fabio. Fabio, vieni qui con noi. Allora, nessuna rete in questa seconda partita, come mai? Beh, è stata una partita un po' più complicata, poi c'è da dire che oggi abbiamo tante partite di fila, ne abbiamo 4, quindi è giusto che nel momento in cui siamo in vantaggio è giusto rilassarci, gestire senza faticarci troppo, quindi è stato questo il motivo. Sono stato anche un po' più dietro, più rotazioni così per gestire il risultato e quindi è andata bene. Tra l'altro avevi l'opportunità di tirare il calcio di rigore che però non hai voluto tirare, te l'ha chiesto Ercolani. No, non è che lo... Non te la sei sentita? No, non è che... Discorso di prima, uomini forti, no. Destini forti, uomini deboli, destini deboli. No, non è che non me la sono sentita, visto che voleva andare lui a tirare. Poi sì, me l'ha chiesto Jack Toschi. Però ho visto che va andare lui, quindi io l'ho lasciato a lui, non c'è nessun problema. Ragazzi, quindi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, siamo quasi a 100.000 iscritti, quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanellina per rimanere sempre sintonizzati e per scoprire anche come andrà questo torneo. Nient'altro da dire ragazzi, come sempre mettete anche tantissimi mi piace al video e come sempre tanti commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.